nuovo tra le mura amiche del Garbaglia, il Bar Crystal, per tornare a vincere, a convincere e riprendere la scalata verso quelle zone alte che da inizio stagione mai sono sembrate irraggiungibili. Stasera le Tigri del Litorale vanno a caccia di quei tre punti che permetterebbero di agganciare Bacci, F8 e Peperino in terza posizione prima dello stop che li vedrà fermi nel prossimo turno. Situazione più difficile per gli squali del Cottini che al momento con tre punti in cinque gare sgazzano in acque non troppo sicure dalle quali procedendo a vista tentano di venirne fuori. Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner da Vieri di Puglia, il posticipo della settima giornata. C'è la Lega Calcio 8, c'è la Serie A con Bar Crystal e Cottini Staibano Gomme. Cottini che prova a possessarsi di questo pallone, lo perde di nuovo, c'è una conclusione, la prima, e arriva anche il primo gol appena al secondo minuto di gioco. Ci ha pensato, indovinate un po', il solito Pacifico, 1-0 al secondo, che va da numero 5, trovata la profondità, trovato il compagno che conclude, scheggiato il palo di sinistra di Galassi, si rimane sull'1-0. Ha servito il numero 3, respinto, non senza difficoltà, il controllo del pallone che infatti torna tra i piedi di Panci che la batte lì praticamente a un tap-in molto facile per il 2-0 al 12° minuto del primo tempo, qui sul campo del Garbaglia. Combatte ancora molto bene il numero 3 del Bar Crystal, Panci non riesce a possessarsi della palla. È arrivato il terzo gol nel frattempo proprio di Panci. Scusate anche la leggera disattenzione, eravamo impegnati a controllare un altro punto del campo. È arrivato nel frattempo il 3-0 del Bar Crystal. Ma è stato del giudice a provare la conclusione verso lo specchio della porta. Pacifico ha toccato su Franci, sul sinistro di Franci. Si distende ancora, la mette in corner Galassi. Da Balzani tra tre giocatori, sembrava averla meglio, poi finisce col perderla, non era facile lì, ottima però la manovra di Seidini, forse prova da solo, Seidini ha visto lo spiraglio giusto della porta per andare a realizzare al 21° minuto di gioco il 4-0 qui sul campo del Garbaglia. Bar Crystal che può ripartire, sono 3 contro 1, il pallone è davanti per Franci che conclude, ottimo intervento di Galassi che mette in fallo laterale dell'avversario. Può ripartire adesso il Bar Crystal con il suo numero 7, bravo a divincolarsi con questo pallone, a suggerirlo sul compagno, ancora Franci va a realizzare, fa doppietta personale, è arrivato il quinto gol del Bar Crystal. Allarga ancora su Franci, servita adesso del giudice che va ancora da Franci che va a concludere, arriva ancora il gol del Bar Crystal, il sesto al 9° minuto della ripresa, 6-0 per il Bar Crystal sul Cottini. Direttore di gara, battuto comunque il calcio di punizione, il Cottini vuole il gol della bandiera e trova invece la traversa, una bordata sul palo alto, palla poi oltre la linea di fondo. Ancora la squadra del Cottini, ci sono spazi per inventare qualcosa, il pallone è allargato sul numero 14 che va, conclude, trova l'angolino e anche il primo gol, 6-1 adesso del Bar Crystal nei confronti dello Staibano Gomme. Il gol è stato realizzato da Vasselli, torna sotto il Bar Crystal, la finta, sì, la palla si è insaccata grazie alla rete del numero 7. Del Bar Crystal, ovvero Mortaroli, per il 7° gol delle Tigri della Lungarina. Ancora per Franci, tanto in sovrapposizione c'è anche Mortaroli, Franci decide di andare da solo e va a pescare ancora l'angolino, questa volta il sinistro alla destra di Galassi, e arriva l'ottavo gol del Bar Crystal.